Ciao, come state? Spero bene. Dopo l'utile, perché abbiamo trattato contenuti informativi negli ultimi video, ci vuole anche un po' di faceto, siete concordi con me? Quindi direi di aprire questa settimana uggiosa, perché so che anche a voi, come a me, pesa che stiamo andando in autunno, so che anche voi siete meteoropatiche, il vostro umore si sta incrinando, quindi cosa c'è di meglio che qualche acquistino? Per tirarci su il morale, voglio dire, è sempre meglio spendere qualche soldino in make-up che non scofanarci un tubetto di Nutella che poi andrà a annidarsi sulle nostre cosce inesorabilmente. Ma ho già parlato anche troppo, quindi vi faccio vedere un po' di vestiti, qualche trucco e anche due cosine che mi sono arrivate dalle aziende. Non so bene da dove partire, quindi parto dal make-up. Per togliere ogni dubbio, vi faccio vedere cosa ho preso su Look Fantastic a questo giro. Sono cosettine che volevo provare. Direi che sono abbastanza low cost come prodotti, a parte uno o due, che però secondo me ne valgono assolutamente la pena. Quindi parto con il mio mini ordine Look Fantastic, dove vi ricordo che potete usufruire anche voi del mio codice sconto che è sempre AmbraLF. Vi dà uno sconto del 25% su una miriade di prodotti e trovate giù nella descrizione sotto al video il link diretto per la lista di prodotti scontabili. Mi ha incuriosito questa palette, vado assolutamente a vederla in anteprima insieme a voi, poi ce la andiamo a provare con calma. Luvia Cosmetics, questa è la Misting Lagoon Palette 8 cialde vegane. Mi ricordo che era piuttosto economica come palette, sono molto curiosa di testarne la qualità. Eccola qua, mi ha intrigato questa perché aveva i toni del viola, mi sembrava abbastanza autunnale. Come vedete la palette è abbastanza contenuta come dimensioni, carino il packaging damascato con la trama viola. Ecco qua anche i colori, assolutamente smart e compatta la palette. Mi hanno incuriosito i viola, vi dicevo, non male, non male la pigmentazione. Questo è un duochrome bronzo con degli sparkle viola, poi abbiamo un bel verde, eccolo qua, un verde acqua. Abbiamo questi tre opachi molto interessanti, tra cui questo caramello che, se mi conoscete un minimo, saprete che è molto nelle mie corde. Mi ha incuriosito parecchio questa palette, quindi eccola qua, assolutamente ce l'andremo a provare insieme. Poi ho visto che su Look Fantastic ci sono un sacco di nuovi brand. Hanno introdotto anche Physician Formula, un brand di cui negli anni passati vi ho recensito un sacco di prodotti e tantissimi dei loro prodotti sono stati protagonisti delle mie rubriche top low cost. Ho voluto riprendere la Butter Bronzer, che sapete essere uno dei miei bronzer preferiti, con questa formula extra burrosa, scorrevole, che si aggrappa al viso durando molte molte ore, scaldando e definendo l'incarnato e non in ultimo il profumo meraviglioso di cocco di questo prodotto me l'hanno fatto apprezzare negli anni. Ne ho parlato decine di volte sul canale negli anni passati, ho deciso semplicemente di ricomprarla perché è uno dei prodotti che più vi consiglio per quanto riguarda le terre low cost. Questo giro ho preso una nuance diversa da quella che avevo. Questa è la Murumuru Butter Bronzer. Spero di non aver preso una tonalità troppo chiara. Se non erro, le altre volte prendevo la medium, non lo ricordo. Comunque, anche questa ce l'andiamo a provare insieme. Sappiate che è un prodotto fantastico ad un prezzo davvero, davvero conveniente. Poi mi incuriosiva provare questa cipria di L'Oreal. Lei è la True Match Mineral Mattifying Powder. Anche qua, prezzo contenuto. Cipria dal potere opacizzante, texture super super sottile, voglio assolutamente provarla nel caso consigliarvela. Il Makito mi sembra un prodotto interessante, ma vi saprò dire assolutamente di più. Poi invece un nuovo correttore, perché ne ho tipo 80 tutti aperti, ma sapete che sono sempre alla ricerca dei correttori. Mi facevano provare il nuovo Tantidol Ultra Wear Concealer di Lancôme, uno dei nuovissimi correttori di casa Lancôme, preso nella tonalità 110 Ivory. Questo è un correttore della categoria All Over, come facilmente potrete dedurre dalla grandezza dello scovolino, quindi possiamo utilizzarlo su tutto il viso, sulle occhiaie. Ce lo andiamo a provare insieme. Lo descrivono come uno dei correttori dell'anno, quindi non potevo non provarlo. La consistenza mi sembra ultra setosa, bello coprente, spero di aver azzeccato il colore. Comunque anche questo me lo vedrete all'opera in questi giorni, fatemi sapere cosa vi incuriosisce di più delle cose che vi mostro all'interno di questo video. Intanto non riesco a smettere di guardare i miei capelli che non solo hanno preso la pioggia, ieri c'è stata allerta arancione, gialla, lasciamo stare, non so da voi che tempo fa ma qua è pessimo, quindi ignorate i miei capelli, state a vedere le cose che vi mostro, fate finta che i miei capelli siano normali, li detesto oggi. Un prodotto che invece ho particolarmente apprezzato e mi sto godendo di questo ordine Look Fantastic è il Plump and Gloss Project Lip. Questo è un gloss rimpolpante, è lo stesso che sto indossando ora, forse non vi starete nemmeno rendendo conto del volume, l'effetto juicy che regala alle labbra. Mi ha assolutamente
veramente colpito in termini ultra positivi. Pizzica leggermente, non come altri lip plumper che abbiamo avuto modo di stroncare sul nascere, perché la sensazione sulle labbra era davvero eccessivamente fastidiosa. Un prodotto che unisce queste micro pagliuzze a degli attivi effetto plumping, quindi rimpolpanti per le labbra, ed effettivamente devo ammettere che l'effetto volumizzante sulle labbra è davvero molto percettibile. Tiene inoltre anche olio di ricino, insomma degli attivi che si prendono anche cura dell'idratazione delle labbra. È una sorta infatti di prodotto tutto in uno, perché ha l'effetto cosmetico di un gloss, perfeziona le labbra, ha l'effetto turgore, ma va anche in qualche modo a idratarvele. Mi ha colpito moltissimo, lo sto portando con me in borsetta. Poi sempre su Lookfantastic ho preso anche una confezione dell'Eye Repair Cream di CeraVe. Questo è un contorno occhi basico ma molto molto efficace. Costa pochissimo, secondo me ne vale assolutamente la pena. Contiene tre ceramidi essenziali e acido ialuronico, quindi un prodotto base, sicuramente un prodotto unisex, consigliato e perfetto anche per i ragazzi, per idratare e mantenere quindi giovane il contorno occhi. Un prodotto assolutamente economico ma che già conosco e sinceramente mi sento di consigliare a chi non vuole spendere molto per la skincare ma vuole comunque prendersi cura del contorno occhi, soprattutto ora che andiamo incontro al freddo. Anche di questo ve ne riparlo più nel dettaglio se vi interessa. Ho preso una confezione del mio amato mascara Maybelline, questo è il The Fulcis Lash Lift nell'edizione Ultra Black. Sapete che amo questo mascara. Questo è un mascara straordinario, ha un bellissimo effetto lifting, dona un bel volume alle ciglia e allunga. Mascara a prova di mascherina, dura moltissimo nelle ore e soprattutto amo questo effetto messa in piega, ciglia belle aperte a ventaglio, quindi uno dei miei mascara preferiti di sempre. Ogni tanto vedete che mi piace ricomprare cose che ho già finito, recensito, e questo è assolutamente uno dei prodotti che volevo riavere in casa, perché abbiamo pochi mascara, ne abbiamo tipo 30, ma dettagli, no? Per finire, di Laura Mercier, ho voluto prendere la Secret Blurring Powder. Una cipria a effetto levigante per il contorno occhi segnato, quello che presenta rughette, imperfezione. Anche su questa cipria io non voglio dilungarmi, molto molto popolare online, una dei gioiellini di casa Laura Mercier. Ci sono filmati virali online dove truccatori la utilizzano su contorno occhi over 50 facendo il vero e proprio miracolo, una cipria riempitiva, levigante, perfezionante, una cipria perfetta da essere portata in borsetta. E io non mi dilungo, ve la faccio vedere all'opera perché preferisco sempre farvi vedere l'inquadratura e farvi giudicare come lavora, come funziona un prodotto. Comunque sappiate che abbiamo anche lei nelle nostre 800 ciprie in casa. E giusto per terminare con Lookfantastic, invece in settimana mi è arrivato a sorpresa il Moringa Cleansing Balm, il nostro celebre e stranominato all'interno del mio canale balsamo struccante alla moringa. È Mardi, è il brand balsamo struccante che ho finito, recensito, ricomprato. Mi ha fatto molto piacere poterlo ricevere a casa a sorpresa. È Mardi, è il brand del mese di settembre su Lookfantastic e mi hanno appunto inviato il loro best seller, che confermo essere questo balsamo struccante. Ve ne ho parlato decine di volte, sapete che è uno dei miei balsamo preferiti. Ecco qua una mega mega confezione e il mega barattolone del loro balsamo struccante in un pack rivisto, se non erro. Questo tra l'altro lo vedrete fra pochi giorni poi nei prodotti finiti, perché lo sto terminando, rimane uno dei miei burri struccanti preferiti di sempre. Abbiamo finito le cosine che arrivano da Lookfantastic, quindi direi di parlare di altre due cose beauty. Vi voglio parlare di questo prodotto che ho ricevuto un bel po' di tempo fa da VIP Makeup. È l'ultima uscita in casa VIP Makeup. Ho parlato diverse volte di VIP Makeup, è un brand made in Italy con cui sto collaborando attivamente. Anche questo eyeliner l'ho potuto testare in anteprima, prima del lancio ufficiale. Vi dico che l'eyeliner che sto utilizzando oggi ce l'ho su da stamattina e ora sono le 6 del pomeriggio, come potrete vedere è ancora lì. Un eyeliner che mi è piaciuto moltissimo, dura tante ore, il pennellino è molto sottile, questo vi permette un ottimo controllo prodotto in fase di codina esterna o ancora meglio la righettina all'interno del dotto lacrimale che fa proprio effetto gattona. Devo ammettere che se proprio dovessi trovare una pecca a questo eyeliner in penna, che si chiama Absolute Eyeliner in Black, l'unica pecca che io trovo, mi rendo conto che è un po' soggettiva, però ve la dico, mi piace anche mettere in evidenza le cose così e così, è che l'applicatore piccolo, se dà tantissima precisione a livello anche grafico in coda e all'interno dell'occhio, non mi aiuta particolarmente. Quando vado a trattare
tratteggiare la mia riga nella parte centrale dell'occhio. Mi rendo conto che ho un occhio un po' particolare, difficile da truccare, difficilissimo fare l'eyeliner sulla mia tipologia di occhio. Se proprio in modo anche un po' eccessivo dovessi trovare un difetto a questo eyeliner che dura ore, è un bel nero intenso, scrive benissimo, vi dà precisione, scelta dell'applicatore più corto mi dà precisione ai bordi, ma nel momento in cui io tiro una bella riga dritta con un'unica passata al centro dell'occhio ho un po' più di difficoltà, magari anche per abitudine mia. Al di là di questo, se cercate un buon eyeliner con un prezzo assolutamente competitivo e made in Italy, date un occhio a questo prodotto che vi lascio poi giù in info box e ricordatevi che per VIP Makeup, per tutti i prodotti del sito, avete sempre il mio codice sconto che è AMBRA20. Invece, quando vado in farmacia faccio sempre dei danni. Ho voluto provare questo profumo qua. Questo è un profumo Nuxe, si chiama Prodigieux Absolu de Parfum. È un profumo molto interessante, è un profumo super super concentrato, pensato da casa Nuxe per durare una roba come 4 volte di più che i profumi normali. E secondo voi io lo lascio lì? A me che i profumi normali faticano veramente tanto 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 a durare. La profumazione è molto sensuale, abbiamo la fava tonka, la vaniglia, la dolcezza dei fiori di Tiare. L'applicatore è fatto in questo modo, quindi abbiamo proprio il contagocce. La profumazione è sensuale, femminile, sicuramente morbida e avvolgente. Mi piace particolarmente, fa anche rima. E devo ammettere che effettivamente anche sulla durata mi sento di dire che ci siamo. Vedo che dura molto. E ultimi pezzi make-up, poi vi faccio vedere qualche vestito. Altro invio Pierre Benefit e le sue nuove uscite. E ve le prendo subito. In settimana ho ricevuto da Benefit questo pacchettino che contiene le ultime novità di casa Benefit. Io so che siete informate sulle ultime novità di casa Benefit, quindi non faccio altro che farvi vedere quali sono, poi ce ne andiamo a provare insieme in video. Qua abbiamo i nuovi prodotti, intanto il loro pennellino d'applicazione. Sapete che sono uscite le Brow Pomade, quindi sono due pomate gel sopracciglia, parliamo come mangiamo. Mi hanno inviato la 4.5 Natural Deep Brown e la 3.5 Natural Medium Brown. Mi piace perché Benefit guarda quando invia le cose, le colorazioni giuste, azzecca sempre, non tutte le aziende lo fanno, devo dire. Loro invece sono molto attenti quando hanno piacere di inviare le cose alle persone, cercano di mandare le colorazioni esatte, ci riescono molto molto bene. Ecco qua, vi ho preso la 3.5, penso sia quella che andrò a utilizzare. Molto bello il packaging e anche in questo caso, essendo questo un video haul, questo prodotto ce lo andiamo a provare insieme e nel frattempo io me lo provo prima, così vi do già come al solito i miei pareri. Quindi questi gel per sopracciglia sono le due novità Benefit e poi abbiamo anche una confezione del Brow Setter. Questo che è uno dei best seller Benefit e anche dei miei, lo ricompro da anni. È un gel fissante sopracciglia totalmente trasparente, ve le fissa per ore, distribuisce bene il colore. Questo me l'avete visto usare decine di volte qua su YouTube, è uno dei prodotti che preferisco per il fissaggio e la messa in piega delle sopracciglia. Bene, abbiamo terminato le novità make-up e adesso passiamo ai vestiti. Ho comprato qualcosina, sono pochi pezzi, ma mi raccomando, fatemi sapere se vi piacciono i video haul con i capi autunnali, perché prossimamente dovrò fare un po' di acquisti per la stagione autunno-inverno. Non ho più niente, cioè io l'anno scorso non ho comprato nulla. Vi faccio vedere cosa ho acquistato, sono poche cosine ma secondo me molto carine. Da motivi ho preso due camicette, se non erro erano in saldo entrambe. Ecco qua, il primo capo è questa camicia classica, molto semplice, è leggermente trasparente, quindi si presta bene per questa stagione. L'ho presa in un color rosa cipria, era scontata, l'ho pagata circa 30 euro, 20 euro, non ricordo. Camicetta molto classica, semplicissima, colletto stile coreano e questo è uno dei capi che mi giostro bene anche con una sneaker e un paio di jeans. L'altra invece, sempre presa da motivi, è questa camicetta qua di un bel viola purpureo, un bel rosso purpureo, chiama una via di mezzo, non capisco se è rosso viola, un color vinaccia. Mi è piaciuta molto. Questo è un tessuto lucido, non ha bottoni, ha un ampio scollo, generosissimo scollo, maniche leggermente a sbuffo. Questa è molto più comoda dell'altra. Questa è già un po' più elegante, magari
con il jeans e la sneaker potete azzardare, ma sta bene con una gonna vita alta e un bel tacco sotto, diciamolo. Veramente molto molto comoda, è giusto per giocare un po' con i colori, altrimenti rischio di avere solo camicette bianche, azzurrine, rosine. Questa è sicuramente un colore molto molto più strong. Proseguiamo con i vestiti, vado molto così, noi siamo tra amiche e ho trovato questo negozio che mi è piaciuto tantissimo, Le VIP Milano. Sono entrata perché a colpo d'occhio tutto il negozio aveva il primo reparto con la miriade di capi beige. Sembrava un negozio aperto da me, tutto beige, marroncino, quei colori da vecchiaccia che io amo. Mi sono entrata dalla serie e sono venuta in paradiso perché per me il paradiso è marrone. Ok, la smetto, vi faccio vedere cosa ho preso in questo negozio. Allora, in questo negozio ho preso questo meraviglioso esemplare di maglioncino a collo alto, maniche corte, morbidissimo e viscosa, beige. Questo è uno di quei maglioncini che potete già iniziare a utilizzare ora, oppure utilizzarli per tutto l'inverno con un cardigan tono su tono, spezzato per andare in ufficio o dove dovete andare. Li trovo capi basici ma molto molto graziosi. Il colore è fantastico, anche il modellino è carino, veniva circa una ventina di euro se non ricordo male. Poi, sempre nel medesimo negozio, questi non ve li faccio vedere indossati, tanto li conoscerete, ho ripreso, perché li ho posseduti di tantissimi brand diversi, in primis Calzedoni, eccetera, dei leggings in similpelle, ecopelle. Eccoli qua, il legging in ecopelle, in similpelle, è uno di quei capi che mi piacciono. Tirano fuori quel leggero animo rock un po' più giovanile che ho proprio nascosto dentro di me, ma nascosto. Consentono essere abbinati ai miei amatissimi anfibi, ai miei bikers. E è un capo un po' più casual di sopra, ad esempio anche un maglioncino come quello che sto indossando. Il leggings in similpelle è uno dei capi che i vari brand non manca mai nel mio armadio, li trovo super comodi e anche versatili. L'ultimo pezzo che ho preso a Le VIP è questo, chiamiamolo cardigan barra coprispalle barra stola, vi faccio vedere. Ed è appunto una via di mezzo tra un cardigan, poi solo sul davanti proseguire con queste due bande oltre il ginocchio. È un capo semplice, ma con quel dettaglio un po' più sfizioso, un po' più particolare. Ad esempio, possiamo portarlo in questo modo, ricorda quasi una stola. Altresì, possiamo incrociarlo sul davanti, toccare facendo un nodo. Insomma, mi è piaciuto, l'ho trovato un po' diverso. Possiamo risvoltarlo in questo modo, creerà l'effetto stola anche con un abito. Insomma, mi è piaciuto. Diciamo che è un capo di mezza stagione, molto semplice, però un po' più particolare, quindi mi ha colpito e l'ho portato a casa. Bene, ragazzi, fuori si è già fatto buio, quindi rendetevi conto di quanto ho parlato, un po' troppo ambra, anche un po' meno. Grazie per essere stati in mia compagnia finora, fatemi sapere che ne pensate e noi ci vediamo prestissimo, l'augurio è sempre il solito, non scordate di starmi bene.